Bene, buonasera all'onorevole Luigi Di Maio, Movimento buonasera. 5 Stelle. Buonasera. E benvenuto. Allora, sì, volevo dire che non siamo allo stadio, anche se ora la Raggi ne farà uno, beh, siamo in uno studio televisivo, eccetera. Allora, benissimo, capisco il tifo, per carità, che ognuno si esprime come vuole. Partiamo da qui, Di Maio. Da questo suo tweet, il PT ha appena annunciato le primarie per l'elezione il 30 aprile, impedendo il voto a giugno per arrivare almeno a settembre, perché se uno arriva a settembre, a metà settembre, scatta il, non il vitalizio di prima, cioè che c'è, però comunque un scatta, vitalizio mascherato, scatta la pensione. Così. La vostra proposta qual è? La nostra proposta è molto semplice. Pensiamo che sia un'ingiustizia che in questo paese si debba lavorare anche 40 anni per andare in pensione. 6 milioni di pensioni sono sotto i 1000 euro, sì, e circa 2 milioni sotto i 500 euro. Che un ragazzo nato dal 1980 in poi per andare in pensione deve aspettare i 76 anni. In Parlamento basta che stai seduto sulla poltrona 4 anni e 6 mesi e a 65 anni, non a 67 come prevede, sì, la Fornero, hai una pensione assicurata di 1000 euro. Se vieni rieletto ti premiano anche. E hai una pensione non a 65 anni, ma a 60 anni di 1500 euro. Allora, dicono i vitalizi sono stati aboliti. Non sono stati aboliti. Abbiamo provato in questi anni a far saltare questa cosa più volte. Ma il problema è che dovessero votarla 1000 parlamentari, sì, bloccava sempre tutto. Allora, sì, che cosa ci siamo inventati? Questa delibera non è una proposta di legge, vede? Sono 20 righe di proposta che prevedono di applicare la legge per le pensioni che si applicano a tutti i cittadini, cioè italiani, la Fornero, anche ai parlamentari. Applichiamo la legge Dini e la legge Fornero anche ai parlamentari. Significa che tu stai in Parlamento, ti versi i contributi e poi te ne vai in pensione se hai lavorato tutta una vita, non se sei stato 4 anni e 6 mesi in Parlamento. E questa è una differenza sostanziale. Perché è importante questa cosa? Io chiedo anche il suo aiuto, del Debbio, perché lei cura molto questi temi e ci chiamano populisti, no? Perché ci occupiamo. È importante perché questa delibera non la devono votare 1000 parlamentari, ma 23 parlamentari alla Camera e 10 al Senato. Che sono i membri dell'ufficio di Presidenza. Sono i membri di un ufficio. Il vice presidenza è come un consiglio d'amministrazione di Camera, sì, e Senato. Io adesso le consegno gli elenchi dei nomi, se vuole anche farli vedere. Qui dentro ci sono i nomi delle persone che dovranno votare questa delibera. Come le ho detto, sono in tutto una trentina e noi domani mattina andremo... Com'è il vento? La votano? Noi domani mattina andremo dalla Presidente Boldrini, dal Presidente Grasso, ma lei, che devono convocare la riunione. Devono convocare la riunione. Oggi mi ha fatto piacere che il Presidente Boeri dell'INPS, intervistato poco fa, ci ha dato ragione. Ha detto non serve una legge per eliminare, sì, non questa è molto pensione. Amato, no, no, io dico soltanto una cosa, che... Boeri non l'ho nominato io, sì. Boeri non è del Movimento 5, sì, Stelle, sì, e dà ragione al Movimento 5 Stelle, quindi io dico soltanto una cosa, o questi signori votano questa delibera, oppure quando il 15 settembre scatta la pensione si ritroveranno i cittadini sotto Montecitorio e sotto al Senato, okay, a protestare, perché, okay, è veramente una vergogna che questa delibera di 20 righe che equipara il trattamento pensionistico a quello di tutti i cittadini italiani, io debba venire qui in trasmissione, abbiamo dovuto fare una conferenza stampa per farla approvare. Quindi sconsiglio a qualcuno di bloccarla, anche perché è impossibile bloccarla. Si indice la riunione e in 5 minuti si può votare. Ma secondo lei la votano o no? Secondo me, se facciamo adeguata pressione popolare, pacifica, come anche stasera stare qui e parlarne, ci riusciamo. Ho visto qualche reazione, eh? È uscito fuori addirittura Bertinotti, lei lo ricorderà bene, che ha detto i vitalizi non esistono più, però lui lo prende, quindi non è vero che non esistono più. Oppure ho visto il presidente della Commissione Affari Esteri, Cicchitto, che dice i parlamentari hanno una dignità, basta con questi populismi, però quando avete fatto la Fornero, avete prolungato l'età pensionabile ai pensionati, lì i cittadini non avevano una dignità, solo i parlamentari hanno una dignità. Vabbè, quindi vabbè. Mi permetto, sì, sì, di consigliare ai membri dell'ufficio di presidenza di votarla. Senta, Renzi ha detto no al reddito di cittadinanza, sì al lavoro di cittadinanza. Mi mandate la clip, per favore. Il grande messaggio che c'è in alcune parti del mondo e che vorrei che ci fosse anche in Italia è che, ok, noi dobbiamo trovare un paracadute per chi non ce la fa, noi dobbiamo trovare una soluzione per chi rimane fuori, per i più deboli, ma non possiamo dire
come dice qualcuno, reddito di cittadinanza, che vuol dire tranquillo, ci pensa Papi. Il Papi è lo Stato. Io non dico tranquillo, ci pensa Papi, io dico mettiti in gioco. Lei dice lavoro di cittadinanza. Io ti dico provaci, non ce la fai? Ti do una mano. Ma non puoi lasciare il meccanismo per cui dici ragazzi, tranquilli, tanto paga lo Stato per tutti. Questo atteggiamento è un atteggiamento di rassegnazione, cupo, triste. L'Italia muore così. Ci vuole energia in questo paese, ci vuole grinta, bisogna dire ai ragazzi di provarci, di mettersi in gioco. Poi qualcuno non ce la farà. Il fallimento fa parte della vita. Ma non si può accettare l'idea che tranquilli, non fate niente, arriverà lo Stato, però, vi sistemerà tutti, però, vi metteremo tutti in una partecipata. Che dice? Prima di tutto, io ogni volta d'ora in poi che sentirò una proposta di Renzi, ogni volta mi farò la stessa domanda. Ma questa proposta, perché non l'ha realizzata quando ha governato questo paese negli ultimi 3 anni? Perché prima di tutto entriamo in quest'ottica, io non mi faccio prendere in giro. Okay. Secondo, la nostra proposta sul reddito di cittadinanza è una proposta che copia il sistema che è già applicato in tutti i paesi d'Europa. Io perdo il lavoro, lo Stato ti corrisponde un reddito, non per startene sul divano, ma tu devi fare dei lavori di pubblica utilità per 8 ore settimanali, non tanti, ma allo stesso tempo ti devi formare per un lavoro che serve a me Stato. Poi io Stato ti faccio 3 proposte di lavoro, se rifiuti le 3 proposte perdi il reddito, se ne accetti una delle 3 entri di nuovo nel mondo del lavoro. Renzi ha preso reddito di cittadinanza, ha tolto reddito, ha messo lavoro per non ammettere che la nostra proposta era una buona e si inventa balle sulla nostra proposta perché quello che ha detto non è vero. Ma c'era bisogno di andare in California per togliere la parola reddito e mettere la parola lavoro? Non credo proprio. Senta, su Roma Grillo ha detto una cosa un po' pesante. Me la fate vedere la clip di Grillo? Bomba questa città qua, è una bomba, può scoppiare da un momento all'altro. E un giorno sono i tassisti, poi saranno gli ambulanti, poi saranno i farmacisti, poi saranno i medici, poi saranno gli agricoltori, poi saranno chiunque. Questa è una bomba. Allora, lo Stato si deve regolamentare, mettere una legge per la capitale d'Italia. È anni che provano a metterci le mani, nessuno ci riesce. Ma com'è? Ma cosa pretendete dal Movimento 5 Stelle? Cosa pretendete dalla Raggi che venga qua e cosa fa in una situazione così? O ci date una mano tutti? Ci dovete dare una mano tutti? Beh, è un Grillo un po' diverso, perché prima dice era andate tutti a fa eccetera eccetera, ora ci dovete dare una mano tutti, insomma. Sì, ma un po' diversa la storia. Guardi, la questione io credo sia molto semplice. Ogni cittadino si deve sentire sindaco della propria città in questa fase. Noi sì, ci però siamo, il sindaco ha una responsabilità. Il nostro sindaco sta facendo una cosa che non era mai stata fatta, governare senza fare debiti. Fino agli anni scorsi erano tutti bravi, governavano e ci riempivano di debiti. Se volete lo facciamo anche noi, diventiamo tutti bravi sindaci così, però poi alla fine i debiti li scarichiamo sulle future generazioni. Guardi, io mi occupo. Io sono d'accordissimo sul fatto che non è solo una città che è una bomba pronta ad esplodere, questo è un paese, ci sono dei temi che sono stati sempre rinviati e mai affrontati. Ce n'è uno, mi scusi, ce n'è uno di cui io mi occupo da sempre e che conosco molto bene, che sono le periferie, ok? Allora, certo. Roma c'ha un problema enorme, certo, se uno dicesse la Raggi deve risolvere il problema delle periferie romane in un anno, direbbe una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però qui ci vuole dell'attenzione. Certo. Qui scoppia tutto davvero, altro che i tassisti e gli ambulanti. Io le dico questo. Io ci sono almeno 7 o 8 situazioni che noi vigiliamo da 2 anni e mezzo. Sono d'accordissimo. Ok? Da 4 anni le vigiliamo. Lì sono situazioni dove se non ci vengono, non sto parlando solo di Roma, sto parlando di Milano, sto parlando di Torino, sto parlando di Genova, sto parlando di Palermo, sto parlando di tanti Lei posti. Sta parlando del rischio povertà in questo paese, 17 milioni di italiani oggi sono a rischio povertà e la maggioranza abita alle periferie. Su questo lei mi trova, io dopo 6 mesi che la stampa, le televisioni, tutti attaccavano la Raggi, Roma, la Raggi, ricordai in questa trasmissione che per 30 anni c'era stato il problema delle periferie, quindi non si poteva attaccare dopo 6 mesi. Ma sono d'accordissimo che la priorità sia quella. Però occhio, perché quel che è successo in Francia qualche anno fa, quando era ministro degli interni tale Sarkozy, che dovette intervenire in quel modo così pesante e in qualche modo discutibile, fu perché sottovalutarono le cosiddette banlieue
sia parigine che di Lione che di altre città, di Marsiglia, eccetera, eccetera. Ora in Francia c'è una signora che sta andando avanti perché sta, si chiama Marine Le Pen, sta andando avanti perché mette il dito in queste cose dove altri non le mettono. Allora io dico, bisogna muoversi su Roma, bisogna muoversi un po' di più. Ma forse mi posso permettere di dire, sì, una cosa, bisogna muoversi sull'Italia, perché sì, quello che dice lei di non d'accordo, sottovalutare, ora d'accordissimo, quello che dice lei di non sottovalutare le periferie è legato anche a quello di cui parlavamo prima, sì, ma un pensionato che prende 300 euro di pensione e vede questi che non vogliono andare a votare per prendersi una pensione a settembre dopo solo 4 anni e 6 mesi di lavoro in Parlamento, sì, gli girano le sicuramente palle, gli gireranno le scatole, tra sì, un po' comincerà sì, ad arrabbiarsi. Allora, mi mandate la clip sulla proposta dei 5 Stelle sulla riduzione dello stipendio dei parlamentari. Che cosa c'è di democratico in un palazzo che dopo 3 anni neanche ha il coraggio di votare una proposta depositata 3 anni fa dalla forza politica che qui alla Camera ha preso più voti di tutti? Cosa c'è di democratico? Che cos'è la democrazia? Una proposta di legge portata per il taglio dei loro stipendi dopo 3 anni riesce ad arrivare in aula e neanche l'hanno votata, cioè hanno utilizzato un escamotage per rispedirla in commissione ed affossarla. Ma vi sembra una cosa normale? Ma solo noi ci indigniamo in questo paese? Allora, noi ci indigniamo, stiamo incanalando una rabbia sana che c'è e che esplode. Mi permetta di dire una cosa qui prima di cominciare a parlare nel merito della proposta. Io non avrei nessuna credibilità se venissi qui e vi dicessi tagliamo gli stipendi ai parlamentari e poi io mi intasco tutto lo stipendio. Quindi mettiamo in chiaro una cosa, esiste una forza politica che senza aspettare una legge ha tagliato lo stipendio ai propri parlamentari. Io ho rinunciato a 276.000 euro di stipendi da vicepresidente della Camera, faccio ancora il mio lavoro e i parlamentari della Repubblica del Movimento 5 Stelle hanno rinunciato a 20 milioni di euro di stipendi in 4 anni e con quei soldi hanno fatto partire 4.300 negozi e imprese che danno lavoro a 10.000 italiani. Quindi io sono qui a parlarvi di una proposta di taglio degli stipendi e prima ancora che la proposta venga approvata, ma non la approveranno mai, noi gli stipendi ce li siamo già tagliati, come non ho mai usato la mia auto blu e non ho mai usato il volo di Stato come carica istituzionale. Questo deve essere chiaro perché sennò facciamo come tutti gli altri. Dobbiamo eliminare le auto blu, dobbiamo eliminare i voli di Stato, però intanto che ci sono ce li usiamo tutti quanti. Cos'è questa proposta di riduzione dello stipendio? Fa una cosa molto semplice. Me la dica brevemente perché sono prende in lo stipendio, l'indennità, non tutto lo stipendio con i rimborsi, sì, l'indennità che è 10.000 lordi, lo taglia e ne fa 5.000 lordi, che è lo stipendio che secondo noi dovrebbe percepire il parlamentare. Tutti i rimborsi, quelli che spendono, ce li devono rendicontare pubblicamente, cioè ci devono dire come si spendono questi soldi. Noi questo già lo facciamo, come vi ho spiegato prima, vogliamo applicarlo a tutti, ma non perché è una moda, perché è un'idea di paese. Se noi cominciamo a tagliare gli stipendi ai parlamentari, uno, i parlamentari, come applicare la legge Fornero ai parlamentari, uno, i parlamentari cominciano a capire forse che c'è qualcosa che non funziona nelle pensioni e anche nel costo della vita ogni giorno, e due, cominciamo in larga scala a tagliare risorse e a investirle in altri settori di questo paese. Guardate che 130 parlamentari del Movimento 5 Stelle tagliandosi lo stipendio 20 milioni di euro in 4 anni. Se applicassimo la stessa regola a 900 consiglieri regionali, 1.000 parlamentari, mega dirigenti della pubblica amministrazione, sì, non ci risolve il debito facciamo pubblico, miliardi per investirli in altri settori. Va bene. A voi interessa governare questo paese? Noi ci... guardi... No, mi dica sì o no. A me interessa e a noi interessa governare questo paese. Dico anche che non sarà semplice. Ma con chi pensate di farlo? Pensate di raggiungere tanti voti da farlo da solo? Con qualcuno prima o poi... Lei avrebbe mai scommesso al 60% del no al referendum di dicembre? Io non ci avrei scommesso, io non ci scommettevo che i cittadini italiani andassero a votare. Vabbè, ma non sono tutti voti vostri. Per... No, io le sto dicendo una cosa, che siamo in un momento del paese in cui i risultati sono inaspettati e noi vogliamo andare a governare questo paese e crediamo di poterlo fare, poi decideranno i cittadini italiani. Grazie e bocca al lupo.